caso. Sì, no, 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 intendo dove sei Io nato. sono friulano. Sei friulano, Sono ma toppano. sei finito a Trento per che motivo? Mercato, dopo la C, che si è retrocessa a Lumezzane, cercavo un progetto ambizioso per provare a vincere. Non ho scelto benissimo. Non ti è venuto quest'anno quando hai avuto il Lecco sul piatto il pensiero del Sì, torno a Trento-Lecco? Trento. Sì, no, Per di più diciamo ci sono che. tanti, tanti collegamenti fra queste due No, società. no, diciamo che Trento è stata una scelta sbagliata. Io ho fatto l'errore di non conoscere la società, chi ne faceva parte, che tipo di lavoro c'era dietro, perché se l'avessi saputo non sarei andato. Ed è stato oggettivamente il punto più basso. Ma non tanto perché hanno tutto per fare calcio, ma niente per metterlo in pratica. Quindi, Quest'anno mi sembra che lo però una stiano. cosa giusta l'hai fatta a Trento. Sì, no, ho conosciuto la mia futura moglie, quindi direi che è Salviamo andata comunque bene. l'annata per Sì, quello, no, no, cavolo, straordinaria. cioè ci mancherebbe. L'analisi di oggi del buon Stefano Frigo, bisogna fare un passo indietro, quello di cui si. A domenica scorsa, quando il Trento ha perso 4-1 sul campo della Virtus Bergamo. Ora, chiunque può capire che quando perdi 4-1 l'unica cosa che hai da fare è stare zitta e tornare a casa. Invece colui che ha segnato il gol del Trento, Lella, una carriera in Serie D, oltre a fare il segno di stare zitti ai 15 tifosi del Trento o 10 che erano presenti a Bergamo, evitiamo di commentare anche questo segno, ha segnato il parziale 2-1 e poi si è messo a fare. Ha ritenuto opportuno, dopo un'ora dalla fine della partita, quindi a freddo, rilasciare delle dichiarazioni al nostro amico e collega Luca Vancini, che sono registrate, quindi non è che ce le inventiamo, di questo tono, perché me le sono. Non mi piace l'atteggiamento dell'ambiente, l'ostilità dei giornali e dei tifosi. Siamo tornati in D, eppure sembra che qualcuno non veda l'ora di sparare a zero su tutto e tutti. Intanto, caro Lella, sono tornati in D, perché tu sei tornato in D perché sei tornato in giù dalla Lega Pro dopo aver fatto un gol in un anno. Quindi tu non hai alcun merito sulla Serie D. Seconda cosa, se secondo te l'ambiente, l'ostilità, ci sono l'ambiente, i tifosi e i giornali sono ostili, guarda, io i giornali li leggo, con i tifosi parlo, forse c'è qualche messaggio su Facebook, qualche post su Facebook che è oltre le righe, niente di più e niente di meno. Se non volevi avere tifosi e non volevi avere giornali che ti seguivano, potevi andare a giocare allo Scanzo Rosciate, al Cavenago Fanfulla, forse già Fanfulla Lodi c'è più gente, in una società un po' più piccolina. E forse tu non sai che prima di arrivare i tuoi dirigenti, cioè quelli che ti pagano lo stipendio, sono andati avanti per mesi a dire che la Serie D è di passaggio, se non in un anno in due per arrivare in Lega Pro, quest'anno bisognerà avere tra i primi cinque, che il sogno del 2021 è la Serie B. Quindi la pressione che tu senti e l'atteggiamento ostile non è che nasce dal nulla, nasce dalle aspettative che chi paga lo stipendio a te, Lella, ha messo in tutto l'ambiente. È andato avanti dicendo: a me francamente importa poco di quello che leggo sui giornali. Se ti importa poco, perché devi dire che i giornali e l'ambiente è ostile? Evidentemente ti importa parecchio. E di quello che dice la gente. Pochi capiscono davvero il calcio e le dinamiche che intercorrono all'interno del gruppo. Per fortuna che sei arrivato tu, Tommaso Lella, a spiegarci il calcio, e lo stiamo vedendo, insomma, tra precampionato e campionato, Coppa Italia hai fatto un gol, e le dinamiche che intercorrono all'interno del gruppo. Io credo che un buon tacere non fu mai scritto. Prima si ottengono i risultati, come ho avuto modo di dire la settimana scorsa, poi si getta discredito ai giornali, ma quello può anche essere, e ai tifosi. Perché quello che sta facendo, sta cercando di fare il Trento da diverso tempo è di attirare i tifosi. E ti posso dire che io tanti tifosi li conosco e tanti tifosi hanno letto il giornale e hai fatto una pessima figura. Questo era per Lella, Tommaso Lella. se vuole, non mi chiami come è Querelarti? successo, vai direttamente dall'avvocato e querelami, non chiamarmi che non abbiamo niente da dire.